Buongiorno a tutti. Oggi si è tenuta l'annuale conferenza FIRE dedicata al meccanismo dei certificati bianchi con la partecipazione dei principali stakeholder del MISE, con la presenza del sottosegretario Crippa, del GSE, e con cui abbiamo organizzato anche una sessione pomeridiana di approfondimento per andare un pochettino a risolvere le problematiche sulla valutazione dei progetti. È stata una conferenza quest'anno penso molto positiva, perché si è instaurato finalmente un clima di dialogo fra le parti, segnali di apertura che quando prendiamo in considerazione un meccanismo che si occupa di efficienza energetica, che è un tema complesso, è sicuramente fondamentale. Fra gli elementi che sono emersi, al di là delle difficoltà in cui versa il meccanismo, che sono note, quindi la ormai cronica carenza di certificati bianchi rispetto agli obiettivi, con tutte le conseguenze che ne derivano, e il tentativo di riuscire a rilanciare un'offerta con regole che al momento sono abbastanza complesse, i principali elementi emersi riguardano: uno, il tentativo di andare a individuare delle soluzioni che consentano di semplificare il meccanismo, di consentire in questo modo di avere una valutazione più semplice per quanto rigorosa, e dall'altra parte dare più certezza all'operatore quando presenta le sue proposte, in modo anche da poter far funzionare meglio lo schema come un meccanismo di promozione degli investimenti. In secondo luogo, un maggiore dialogo, un dialogo che è stato espresso sia dal GSE, quindi tavoli dedicati a superare le difficoltà, a individuare linee guida e a trovare anche soluzioni a problemi come il contenzioso, e dall'altro, ha ricordato anche il MISE, un maggior coinvolgimento degli stakeholder nei processi di decisioni che portano e che porteranno le nuove linee guida. Il MISE ha anche anticipato che ci saranno appunto sia a breve delle nuove linee guida sul meccanismo, sia una serie di novità dal punto di vista legislativo per cercare di potenziare lo schema, di aggiungere dei settori che fino ad ora, soprattutto nel terziario, sono stati poco rappresentati, ed infine un tavolo che voglia individuare le modalità con cui ridisegnare questo schema in modo da poterlo rendere efficace in un'ottica 2030. Le problematiche ormai sono note. FIRE insieme agli altri stakeholder ha predisposto un documento di osservazioni che è stato inviato ai soggetti competenti a inizio dell'anno, e confidiamo di poter arrivare a delle soluzioni funzionali e condivise nel breve periodo.